Samantha, buongiorno. Buongiorno. Finalmente ti sentiamo senza quel ritardo fastidioso che abbiamo avuto per tutti questi mesi. Siamo contentissimi di averti con noi, lì molto presto al mattino. Qui, come sai, abbiamo tutti i giornalisti che aspettano di poterti fare le domande, ma soprattutto un grandissimo benvenuta di nuovo sulla Terra, di nuovo assieme a noi. Grazie, buongiorno a tutti. Io ti farò solamente il passaggio dei vari altri interlocutori che abbiamo per salutarti, e poi fra 10 minuti circa passeremo il microfono e la parola alla stampa per le domande. Adesso ti passerei subito il rappresentante responsabile della comunicazione dell'ESA, Fulvio Drigani, che ti saluta, e poi il colonnello Piero Serra, in attesa che si colleghi anche il vice ambasciatore Luca Franchetti Pardo, che ti ha tra l'altro accolto poco fa a Houston. Grazie, sono pronta. Ciao Samantha, è un piacere rivederti. Sono qui come rappresentante ESA, quindi in primo luogo ti porto i saluti di Thomas Reiter, il direttore dei voli umani dell'Agenzia Spaziale Europea. E che preme sottolineare che la tua missione è stata un grande successo ed è un altro successo di un giovane astronauta del Corpo degli Astronauti Europei. Abbiamo avuto già bellissime esperienze prima con Luca e con Alexander Guest, adesso con te. Contiamo su altre bellissime esperienze dopo. Siamo molto orgogliosi della selezione fatta e dei giovani astronauti che abbiamo. E questo Thomas Reiter ci tiene a sottolinearlo. Detto questo, ti saluto personalmente, sono molto contento di vederti. Abbiamo vissuto molto da vicino la tua missione, e porto anche i saluti di tutte le persone che hanno lavorato per te, con te in questi mesi, e che hanno vissuto l'emozione e sono felici di come le cose siano andate. Detto questo, vorrei dire due parole, poi passo subito la parola al rappresentante dell'Aeronautica Militare. La tua missione è stata un successo sotto tanti punti di vista, ovviamente gli esperimenti, ovviamente l'attività fatta a bordo, però è stato un grande successo dal punto di vista del rapporto con la gente, con gli italiani e non solo, anche a livello internazionale. Le nostre statistiche dicono che il 95% del vastissimo pubblico che ti ha seguito ha avuto sentimenti positivi nei tuoi confronti, e ci dicono anche che alcune delle iniziative fatte, come diciamo, il rapporto con una società non profit o gli interventi in TV, sono state le iniziative di maggior successo che ci sono state in Italia in questi anni. Su questo aspetto. Siamo molto orgogliosi di questo perché tu sei entrata un po' nelle case di tutti gli italiani e hai fatto vedere che lo spazio non è solo scienza, non è solo tecnologia, ma è una cosa che ci riguarda tutti perché è la nostra frontiera del futuro ed è fatta da esseri umani. Quindi ti ringraziamo per tutto questo. Ti saluto. Ciao Samantha. Prima di passare la parola al colonnello Serra, che tu conosci benissimo, volevo informarti che abbiamo qui con noi il neo direttore generale dell'ASI, la dottoressa Sirica, Anna Sirica, che ti incontrerà quando tu verrai a trovarci. Un'altra donna alle prese con un problema difficile, quindi diciamo forse non come il tuo, ma sicuramente impegnativo, e sono molto contento che sia qui con noi oggi a salutarti e a festeggiare il tuo ritorno. Passo adesso il colonnello Serra. Bentornata Samantha. Allora, innanzitutto sono contento di aver avuto l'opportunità di iniziare questa avventura quando ho avuto l'opportunità di accompagnarti al pre-flight tour in Accademia. Siamo qui, sembra ieri. Mi sono stato incaricato di portarti come capo ufficio politica spaziale dell'Aeronautica Militare il saluto dell'Aeronautica tutta e del generale Preziosa, il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Non ho tanto tempo perché mi è stato chiesto di lasciare il più tempo possibile ai giornalisti che hanno desiderio di porti molte domande. Tre concetti principali: il ritorno che l'aeronautica riceve dalla tua missione, è una domanda ricorrente.